Politica, il segretario del PD Zingaretti annuncia congresso subito dopo il voto in Emilia per rifondare la sinistra. Dobbiamo aprirci a società e movimenti, opposizioni critiche con governo e maggioranza. Paola Cervelli, poi Sonia Sarno. Cambiare il PD, il segretario Zingaretti affronta la sfida e annuncia dopo le regionali congresso, poi rifondare il partito. L'obiettivo è renderlo più aperto alla società civile, sardine ma non solo, in grado di dare una risposta di centrosinistra a una domanda di politica che, dice Zingaretti, è aumentata tra la gente. Un percorso che alla fine potrebbe portare anche a un cambio di nome e simbolo. E oggi a Milano col sindaco Sala il leader Dem si rivolge al nord e al mondo produttivo. Noi dobbiamo essere quell'attore politico che in maniera aperta, plurale, costruisce questa possibilità, sapendo che non partiamo da zero. Questo governo in 6 mesi ha salvato l'Italia dalla catastrofe economica e sociale. Fronte giustizia, per Italia Viva è insufficiente la mediazione sulla prescrizione proposta da Bonafede. Più garanzie, dice Boschi, dal testo di Forza Italia. Mentre sulla legge elettorale, Leo Confratoianni insiste per abbassare l'ipotetica soglia del 5%. Vogliamo mandare a casa un governo di incapaci. Così Matteo Salvini torna a evocare le elezioni anticipate il giorno dopo la consegna in Cassazione delle firme per il referendum sul taglio dei parlamentari, raccolte anche grazie al contributo della Lega. A gennaio accusa sbarchi in aumento rispetto a un anno fa e sul caso Gregoretti rincara, indegno di un paese civile rischiare un processo per aver difeso i confini. Pensiamo a una mobilitazione nazionale. Se vogliono processarmi, arrestarmi, abbiano la dignità di dirlo e di farlo. Da settimana prossima chiamerò a raccolta gli italiani che la pensano come me per muoverci tutti insieme. Forza Italia critica la politica internazionale ed economica del governo. La politica estera italiana è diventata